Che sia per l'Italia che sia per l'estero sono in aumento le richieste per i viaggi estivi anche nelle agenzie di Novara. L'abbiamo chiesto direttamente ad alcune agenzie che ci raccontano quali sono le mete preferite. Sul giornale dell'azione che troverete in edicola a partire da venerdì 5 luglio troverete ulteriori informazioni e tutte le interviste. Potete seguirci anche su www.sdnews.it dove poter scaricare tutti i nostri giornali anche in formato digitale. Un saluto da Marco Cito. Andando molto bene, meglio dell'anno scorso, lo dimostrano i numeri, Grecia, Spagna, crociere, Caraibi, tantissime richieste sull'America, tour degli Stati Uniti, Giappone che è ritornato alla grande, una bella storia d'Italia, comunque la Sicilia, la Sardegna, la Calabria è sempre molto richiesta. Quindi molto l'estero e l'Italia però anche funziona. L'Italia comunque la sta facendo al momento da padrona, nonostante tutto, e poi abbiamo una cosa che vorrei sottolineare, bellissima, che avevamo già intravisto l'anno scorso, noi grazie al network che apparteniamo, siamo in un momento di offline, cioè quindi abbiamo visto sia l'anno scorso e quest'anno soprattutto tanti ragazzi giovani entrare per la loro prima volta in agenzia arrivando proprio dall'online. E questa è una grande soddisfazione, grazie anche al gruppo che ci supporta e grazie probabilmente qualcosina anche a noi. La nostra simpatia e i nostri prezzi bassi. Insomma, significa però anche che la gente vuole parlare direttamente con qualcuno che se ne Sì, vuole intende. essere Consiglio, proprio protagonista. il consiglio e la consulenza che l'online Sì, vuole essere protagonista, infatti lo rendiamo dal primo momento che entro nell'agenzia, instauriamo questo rapporto con i canali che abbiamo. Il last minute ormai è andato un po' scemando, ma stiamo notando anche questo particolare che già avevamo vissuto l'anno scorso, un grandissimo exploit per l'anno successivo, quindi abbiamo già veramente per il 2025 un numero di record che non ci aspettavamo, ma ci sono. Sarà stato anche l'euforia dei passaporti che finalmente si stanno un po' sbloccando, perché comunque c'erano incatenato. C'è voglia di vacanza, l'italiano ha voglia di vacanza. Quindi tutte le mete sono gradite, l'Italia siamo contenti che è in primis e niente, vi Le aspettiamo. prenotazioni per l'estate stanno andando molto bene, il grosso è già stato prenotato perché nell'ultimo anno sicuramente il prenotare con anticipo ha permesso ai clienti di trovare le migliori offerte, più disponibilità di scelta. Sicuramente il mondo delle crociere, MSC Crociere, il nostro prodotto forte è andato molto molto bene. E ci sono ancora buone disponibilità e anche buoni prezzi. Molti clienti quest'anno hanno scelto la crociera proprio perché era molto più concorrenziale rispetto ad altri pacchetti vacanza che possono essere pacchetti in Italia o all'estero. E molti clienti provano la crociera e poi al 90% sicuramente torneranno a prenotarne un'altra. Le altre mete che vanno per la maggiore sono sicuramente Egitto e Tunisia, così come Spagna, Grecia e comunque l'Italia, Sardegna e Sicilia, ovviamente soprattutto i paesi del sud dove il meteo non delude mai, sono andati molto bene anche quest'anno.